Cari amici, rieccoci, bentornati a Sfida Vincente Dailies. Questa sera qui con noi abbiamo il dottor professor Giuseppe Valerio Maviglia, psicoterapeuta e psicologo. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera. Sappiamo appunto che lei collabora con la Cascina Martello, che è appunto una cooperativa, ma cooperativa perché? Beh, cooperativa perché sì, è una realtà che riunisce tante persone. Queste persone riunite sono sia le persone che ci lavorano, sia le persone che ci vivono. E ci vivono perché, come dire, devono portare avanti dei percorsi di vita difficili. La cooperazione quindi è l'elemento in realtà che mette insieme tutti questi individui. Chi ci lavora sono figure professionali diverse, psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti di laboratorio, persone che si occupano poi chiaramente di amministrazione, direzione, quindi competenze molto diverse, tutte queste verso un obiettivo, verso una missione. E dall'altra parte abbiamo persone che sono, come dire, unite dal disagio, che però Certo. hanno storie molto diverse e il poter raccontare, il poter mettere in gioco queste storie con gli altri e quindi cooperare in qualche modo anche dal punto di vista dell'interiorità rende tutto questo progetto possibile e lo rende efficace. Certo, e come funzionano le cooperative che operano in ambito sociosanitario? Ma le cooperative in ambito sociosanitario sono una realtà piuttosto recente perché sappiamo bene che il sistema sociosanitario in qualche modo è sempre stato comunque delegato al pubblico, no? Alla struttura pubblica. La necessità adesso ha imposto da tempo delle realtà che prima nascevano quasi forse in maniera spontanea o volontaria come forme di aiuto, automutuo aiuto. Adesso tutto questo è stato e si sta sempre di più strutturando e deve andare verso una connessione sempre più diretta con la pianificazione sociale, con la pianificazione politica in qualche modo. Quindi il mondo della cooperativa sociosanitaria diventa una realtà importante. Non solo laddove la struttura pubblica non è più in grado, e di questo purtroppo ne assistiamo giornalmente, un continuo, come dire, sforare di possibilità, di aspetti, ma diventa probabilmente anche un modo alternativo in cui l'individuo è chiamato a far parte di qualche cosa che in qualche modo gli è di aiuto non solo da un punto di vista personale, sanitario, ma anche da un punto di vista individuale, cioè quindi diventa in qualche modo una doppia crescita, una doppia possibilità. Grazie professore, Grazie. ringraziamo molto il dottor professor Giuseppe Valerio Maviglia per essere stato qui con noi, grazie anche a voi cari amici, ci vediamo domani con un altro Dailies.